Questo video è in collaborazione con Fisco Zen. Sic parvis magna, da umili origini verso grandi imprese. Recita così la frase motto del pirata Sir Francis Drake incisa su questo anello, replica esatta di quello del protagonista della fortunata serie di videogiochi Uncharted, Nathan Drake. E questa frase in un certo senso riassume esattamente come mi sento io in questi ultimi giorni. Come avrete visto dallo scorso video o dalle foto che sto pubblicando su Instagram, in questo momento mi trovo a Tokyo, in Giappone, per fare una cosa che potrete scoprire meglio nelle prossime settimane, ma che per me è una sorta di coronamento di un percorso iniziato qua su YouTube a giugno del 2017, quando dal divano nel mio studietto di casa pubblicavo il mio primo video su questo canale. Questo video è quindi un modo intanto per dirvi un enorme grazie, perché senza tutti voi che mi seguite questo viaggio non sarebbe stato possibile, ma voglio anche approfittarne per provare a ispirarvi raccontandovi come ho trasformato un progetto che è nato quasi per caso, la creazione di contenuti qua su YouTube, in quello che è al momento a tutti gli effetti quasi un lavoro a tempo pieno. Aspetta, so già cosa starà pensando qualcuno di voi, ma il tuo lavoro principale non era il fotografo? In teoria sì, come vi ho detto in diversi video, il mio lavoro principale sarebbe quello di fotografo di famiglia. Dico sarebbe perché negli ultimi 3 anni diverse cose sono cambiate nella mia attività. A inizio 2020 avevo da poco preso il mio studio fotografico e poi a marzo è successo quello che ormai tutti sappiamo. Lockdown, tutti chiusi in casa e la mia attività di fotografo ha subito uno stop forzato e che all'epoca non sapevo se e quando sarebbe potuta riprendere. In quel periodo, non avendo molto altro da fare, ho pensato di canalizzare tutte le mie energie in questo canale YouTube. E video dopo video, contenuto dopo contenuto, i numeri mi hanno dato ragione, sono iniziati a crescere le visualizzazioni, gli iscritti e in un certo senso anche le entrate. Piano piano infatti il canale è passato da essere una piccola entrata secondaria di 50-100 euro al mese, che sì, male non fanno, ma non cambiano la vita, fino ad arrivare oggi a essere una parte abbastanza consistente del fatturato della mia attività. Quelli di voi che hanno visto i video sui miei guadagni da YouTube del 2020 e del 2021 sanno benissimo le cifre di cui sto parlando, e a breve arriverà anche la versione con i miei guadagni del 2022. Quindi se questo tipo di contenuto vi interessa, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi quel video quando uscirà. Tornando a noi, quello che voglio dire è che sì, al momento faccio ancora il fotografo professionista, ma la fotografia, sia a livello di tempo occupato sia a livello di entrate, sta assumendo un ruolo sempre più secondario. Non posso dire ancora di essere un content creator a tempo pieno, ma la direzione, almeno nella mia testa, è quella. E più sono all'interno di questo mondo, quello della creazione di contenuti, e più mi rendo conto di come ci sia ancora tantissimo spazio per emergere e soprattutto per guadagnare, per farne un lavoro, tanto per le persone che devono ancora iniziare, quanto per chi, come me, ha già un canale avviato. Ho letto poco tempo fa un libro molto interessante di Al Rees chiamato The Fall of Advertising and the Rise of PR, che si può tradurre in italiano come La caduta della pubblicità e l'ascesa delle PR. E il concetto principale che sta all'interno di quel libro e che viene spiegato con innumerevoli esempi è come la pubblicità tradizionale sia adesso in un certo senso morta. Le persone al giorno d'oggi sono talmente esposte ai messaggi pubblicitari in TV, in radio, sui cartelloni, eccetera, che quando si trovano davanti un messaggio pubblicitario di quel tipo, semplicemente è come se non esistesse, entra da una parte ed esce dall'altra. Il mondo di oggi è profondamente cambiato e sono quindi sempre più le aziende alla ricerca di figure come noi, content creator, in grado di valorizzare efficacemente i propri prodotti e servizi, creando dei contenuti interessanti e coinvolgenti per il proprio pubblico, in maniera molto più efficace rispetto a quello che potrebbe fare un messaggio pubblicitario tradizionale. Per questo motivo, secondo me, nonostante quello che possiate aver sentito in giro, questo è il momento perfetto per aprire un canale YouTube. E parlo proprio di YouTube perché questa piattaforma conta circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi nel mondo, di cui ben 40 milioni solo in Italia. Certo, in alcuni ambiti, in alcuni settori c'è
concorrenza, possono essere considerati saturi, ma anche in quei settori comunque se una persona ha la voglia e soprattutto trova un angolo di attacco unico, c'è un ampio spazio per emergere. Naturalmente, oltre alla passione per un determinato argomento, servono anche tante competenze, a partire da sapere come stare davanti a una videocamera, sapere come registrare un video, montarlo, colorarlo, renderlo interessante per il pubblico, eccetera, eccetera. Ma qui sul mio canale o su quello di tanti altri colleghi content creator che si occupano più o meno di questa nicchia, beh, proprio qui su YouTube potete trovare tantissime informazioni in maniera completamente gratuita. In ogni caso, per fare di tutto questo un lavoro e dichiarare al fisco le entrate che derivano da questa attività, beh, forse per alcuni sarà ovvio, per altri no, ma serve la partita IVA. In particolare nel caso di un content creator su YouTube servirebbe una partita IVA aperta con codice Ateco 731102, conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, che in realtà non è esattamente quello che facciamo noi qua su YouTube, ma per il fisco italiano che è rimasto all'età della pietra, questo è il codice attività che meglio riassume più o meno le cose che facciamo noi. Alla fine, quando fatturiamo le entrate da AdSense, che è la pubblicità che YouTube mette prima, durante e dopo i video, fatturiamo le affiliazioni, fatturiamo le sponsorizzazioni con le aziende, alla fine, in un certo senso, vedendola molto alla larga, stiamo a tutti gli effetti facendo una campagna di marketing per queste aziende, quindi possiamo dire che ci potrebbe anche stare. Comunque, ho detto poco fa, sarebbe al condizionale, perché poi ognuno di noi ha mille sfumature e ci sono mille soluzioni diverse allo stesso problema, tra virgolette, del corretto inquadramento fiscale. Per questo motivo, specie quando si è agli inizi e si stanno muovendo i primi passi, è fondamentale affidarsi al giusto consulente fiscale, che sia esperto nelle tematiche del digitale e che ci sappia guidare al meglio, in modo da evitare errori e possibili problemi futuri con il fisco, che non sono mai piacevoli. Una buona soluzione in questo caso è ricorrere all'aiuto di Fisco Zen, con cui avrete a disposizione un consulente fiscale specializzato che vi potrà aiutare intanto ad aprire la vostra partita IVA, se non l'avete già, e soprattutto aiutare nella scelta del corretto codice Ateco e dell'inquadramento fiscale che meglio si addicono alla vostra situazione personale. La cosa secondo me molto interessante è che la prima consulenza fiscale iniziale è completamente gratuita, e quindi la potete sfruttare anche solo per chiarirvi bene le idee prima di fare il grande passo. Altro vantaggio di Fisco Zen è che è completamente online, quindi niente code negli uffici, niente appuntamenti, eccetera, ma è ovviamente composto da persone, un intero team di consulenti fiscali specializzati. In ogni momento, in caso di bisogno, potrete sempre contattare il vostro consulente fiscale dedicato, che risponderà telefonicamente via chat o email a tutte le vostre domande. La piattaforma web che Fisco Zen mette a disposizione è moderna, semplice e completa. Vi consente di emettere e gestire le fatture, anche elettroniche, avere traccia delle entrate e delle spese, tenere sott'occhio in maniera grafica l'andamento del fatturato e avere sempre sotto gli occhi la previsione in tempo reale delle tasse da pagare, sia per l'anno attuale che per il successivo. Cliccando sul primo link qua sotto in descrizione, la prima consulenza, come vi dicevo prima, è completamente gratuita e senza impegno. E quindi, se avete anche solo una mezza idea di aprire la vostra partita IVA come content creator o in qualsiasi altro settore, magari come fotografi o videomaker, sarebbe un vero peccato non sfruttarla. Dopodiché, se deciderete di utilizzare il loro servizio o di passare al loro servizio perché magari avete già una vostra partita IVA, grazie al mio link avrete anche uno speciale sconto di 50 euro sul primo anno, che include anche l'eventuale apertura della partita IVA e la dichiarazione dei redditi. Non voglio illudere nessuno, avere successo tra mille virgolette dall'oggi al domani è difficile, se non praticamente impossibile, ma con tempo, dedizione e tanto lavoro sono convinto che anche ognuno di voi possa raggiungere la sua Tokyo personale. Si tratta solo di crederci e fare il primo passo.